Made in Italy. Le eccellenze italiane, raccontate da Davide Pelanda. Buongiorno a tutti e bentrovati da Davide Pelanda, Caffè Italia Radio. Sempre sul formaggio, scriveva Calvino che dietro ogni formaggio c'è un pascolo di un diverso verde, sotto un diverso cielo. Esiste infatti una varietà infinita di formaggi e mettersi in gioco per cogliere tutte le sfumature non è semplice. Il formaggio è uno dei prodotti agroalimentari più amato e più studiato in Italia e ci sono persone così appassionate da voler diventare maestri assaggiatori. Un po' come per il vino che ci sono i sommelier. L'arte dell'assaggio dei formaggi come del vino è una vera e propria passione. C'è ad esempio il formaggio di montagna e se io lo assaggiassi dovrei cogliere il territorio, vale a dire tutti i profumi delle erbe, dei fiori di quel territorio da dove proviene quel tal formaggio. Per fare questo si devono usare tutti i cinque sensi che ci permettono di assaggiare bene il formaggio. Intanto possiamo con le dita sentire la consistenza della pasta di cui il formaggio è fatto, dura, tenera, semidura, stagionata, eccetera. Poi c'è la vista, per valutare la pulizia e l'eleganza della forma, sino all'udito, ascoltando bene il suono che fa la forma quando vi tamburelliamo sopra, se è molto secco, se la pasta è compatta e non presenta difetti all'interno, passando ovviamente dal gusto e dall'olfatto. L'ONAF, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, è nata a Cuneo 34 anni fa, nel 1989, e ha tra gli scopi la valorizzazione di questa figura dell'assaggiatore. Essa propone, prima in Italia, l'utilizzo della tecnica dell'assaggio quale strumento di promozione dei formaggi di qualità tra un pubblico sempre più ampio e preparato. L'attività dell'ONAF è imperniata innanzitutto sulla realizzazione di corsi per assaggiatori e maestri assaggiatori, che dal 1991 si tengono con lo scopo di promuovere, diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle produzioni lattiero-casearie, alla luce delle metodologie di assaggio più avanzate e della considerazione del prodotto caseario come espressione della tradizione e della realtà del proprio territorio. Dicono a ONAF: noi siamo assaggiatori preparati a individuare le sensazioni che si possono riscontrare in un formaggio, studiosi e ricercatori di metodi valutativi e strumenti di conoscenza sensoriale, conoscitori delle caratteristiche gustative e delle tecnologie di produzione, appassionati del formaggio, della sua storia e della sua gente, osservatori di una qualità che si ottenga da una filiera rintracciabile e chiara, curiosi, come tutti i degustatori, di emozioni palatali, ambasciatori di un prodotto alimentare che offre infinite possibilità di soddisfazione per tutti, testimoni di tradizioni gastronomiche e produttive, punto di riferimento per il mondo caseario, che opera in assoluta libertà e senza condizionamenti. Ma cosa facciamo noi di ONAF? Organizziamo corsi per la preparazione di assaggiatori e maestri assaggiatori di formaggio. Presenziamo come giurati a concorsi nazionali e internazionali. Contribuiamo alla riuscita di eventi e manifestazioni casearie. Promuoviamo incontri per valorizzare ogni tipo di formaggio. Collaboriamo con enti, istituzioni, associazioni e attività editoriali. Consigliamo un uso corretto e divertente del formaggio e dei suoi abbinamenti. Pubblichiamo una rivista di cultura casearia, In Forma. Siamo a disposizione di chiunque per il formaggio provi interesse, curiosità, necessità e informazione. Noi non siamo infallibili, pur dedicando tempo ed attenzione a migliorare costantemente la nostra preparazione, non ci riteniamo depositari della verità casearia. La Segreteria Nazionale, con sede a Renzane Cavour, mantiene e regola i contatti con i soci e le delegazioni e si occupa dell'organizzazione logistica. Le delegazioni operano sul territorio e propongono attività di vario tipo, corsi, degustazioni, concorsi, eccetera, finalizzate alla diffusione della cultura del buon formaggio. La Presidenza e il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, determinano le linee guida dell'associazione. In ultimo, l'ONAF ha 40 delegazioni in tutta Italia. Era tutto per oggi, buona giornata da Davide Pelanda, Caffè Italia Radio. Made in Italy. Le eccellenze italiane, raccontate da Davide Pelanda.